speciale paritaria Camera e Senato, che nasce con lo scopo di approfondire, quindi analizzare la situazione, il sistema educativo, ma comunque lo stato dell'infanzia e dell'adolescenza nel nostro paese, ha alcuni altri obiettivi, ma di fare proposte in Parlamento e eventualmente valutare norme e quindi entrare nello specifico delle norme che vengono proposte. Peccato che nel cattivo funzionamento parlamentare spesso tutte queste commissioni, non solo la commissione infanzia e adolescenza, studiano fenomeni rispetto ai quali però poi spessissimo avviene che il Parlamento prende decisioni prescindendo totalmente da quello che le commissioni specializzate invece stanno studiando. Quindi ti trovi che, non so, tu stai studiando, approfondendo il sistema, per esempio sanitario, con riferimento alle persone di minore età, e però invece la commissione sanità intanto sforna norme che non tengono nella minima considerazione. Ma al di là di questo, e in questo caso il fatto che invece dentro alla commissione si sia cominciata a elaborare, diciamo, almeno ad analizzare il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati, ha permesso a chi vi parla di cominciare a farsi l'idea che occorreva andare in direzione di una legge specifica. Vedete, quando abbiamo immaginato di mettere mano alla legge, era infatti al termine di una lunghissima indagine conoscitiva che la Commissione Infanzia aveva svolto a seguito delle cosiddette primavere arabe, quindi vi parlo del 2011. Le cosiddette primavere arabe avevano portato alla luce, in maniera che sembrava in quei giorni, in quei mesi, dal punto di vista quantitativo straordinariamente rilevante, il fenomeno dei minori migranti. Perché straordinariamente rilevante? In realtà sempre la migrazione si era accompagnata o aveva visto al proprio interno la presenza di persone di minore età, ma in numeri, direi, residuali è poco, meno che residuali. In realtà le rilevazioni internazionali sul fenomeno migratorio ci dicono che sono sempre di più i giovani che fanno parte dei flussi della migrazione e soprattutto che questo specifico componente, quindi in base all'età, non solo sono sempre di più, ma sono sempre più giovani, cioè la loro età si abbassa sempre di più. Vi dicevo, in quei giorni sembrava un fatto incredibile che ci fossero 3.500 ragazzi censiti. Tenete conto che noi siamo arrivati di lì a pochi anni, e parlo del 2016, a 18.000 sbarchi di minori stranieri non accompagnati, mentre 3.500 sembravano un fenomeno. I giornali ne scrivevano, raccontavano le storie di questi ragazzini. Che cosa, ricordatevi che il governo che era in carica all'epoca era l'ultimo governo Berlusconi, e che tutto il tema della migrazione era tutto affrontato, vorrei usare il verbo ridotto, però certamente affrontato come solo ed esclusivamente in termini securitari. Quindi lo sbarco a Lampedusa era anche funzionale ad assicurare e a tenere, diciamo, circoscritto, perché in questo caso questi ragazzi erano di fatto prigionieri di un'isola. Da Lampedusa non è che puoi scappare a piedi, allontanarti a piedi. Arrivavano non solo però sulle coste, quindi non solo in Sicilia, Lampedusa, ma gli sbarchi cominciarono ad avvenire verso tutto il sud e in parte anche con partenze, soprattutto in questo caso dall'Afghanistan, verso i porti di Ancona e Venezia. Si trattava in questo caso di arrivi che da via terra, ragazzi afghani in particolare, che evidentemente fuggivano da un paese che ancora oggi, diciamo, richiede la presenza
di forze internazionali per la sua, diciamo, pacificazione interna, o comunque per una pacifica o non bellicosa, ecco, preferirei usare, perché pacifica è troppo ottimistico come aggettivo. Certamente avevamo anche notizia di respingimenti nei porti di Ancona, così come che a Lampedusa le cose si stavano, diciamo, stavano assumendo un risvolto drammatico per le vite di questi ragazzi. Io andai a Lampedusa per incontrarli. Per quello che mi riguarda, la mia conoscenza del fenomeno che veniva liquidato, diciamo, dai testi amministrativi e burocratici con un anagramma MSNA, che all'inizio non capivo neanche cosa volesse dire. MSNA vuol dire minore straniero non accompagnato. Andai a Lampedusa e scopri che gli MSNA sono un mondo di storie, le più incredibili, sono ragazzi con vicende drammatiche alle spalle, sono ragazzi molto coraggiosi, sono ragazzi molto determinati, perché se tu non li ascolti non trovi la risposta che va data loro, e quindi per esempio non sei in grado di fermarli e di impedire che continuino a fuggire da un paese all'altro, perché molti di quelli che sbarcavano e arrivavano con l'intenzione di andare altrove, oppure senza sapere dove andare, ma cercando una risposta che nella misura in cui non gli veniva fornita li portava a ripartire e a rimettere a rischio la propria incolumità, la propria vita, o finendo, come è avvenuto, e ahimè avviene ancora, finendo nelle mani o della criminalità organizzata o della microcriminalità, perché è evidente che un ragazzino che viene in Italia con l'idea di dover guadagnare e mantenere lui la famiglia a casa propria non sta con le mani in mano, oppure viene con molta facilità attratto in un sistema anche più semplicemente di microcriminalità. Viene avviato alla prostituzione minorile, i casi di ragazzini vittime della prostituzione minorile sono stati documentati, non so chi di voi abbia visto un terribile documentario che è stato girato nella stazione di Roma, dove passiamo tutti tranquillamente senza sapere che lì c'è, cioè, per esempio uno dei punti in cui il mercato della prostituzione minorile, soprattutto dei ragazzi egiziani, è attivissimo. In questo caso erano dei ragazzi che abitavano praticamente nei sotterranei della stazione, però potrei fare tantissimi altri di questo esempio. E un altro dei mercati non legittimi, illegali, dei minori stranieri non accompagnati è naturalmente il lavoro nero o lo sfruttamento del lavoro minorile. Nelle campagne a raccogliere i pomodori, a scaricare il pesce nei mercati magari più importanti alle 4 del mattino. Roma è un'altra delle piazze su cui sono state anche in questo caso documentate un'infinità di violazioni anche delle regole nazionali, che ovviamente proibiscono il lavoro minorile. Averli incontrati mi ha permesso di capire che questi ragazzi non fuggivano per avere un pezzo di pane o per una voglia di avventura. Fuggivano, si allontanano dai propri paesi perché hanno addosso il carico di una famiglia, ma certamente spessissimo da mantenere, appunto, a casa madri vedove, fratelli con i quali si prende l'impegno poi di essere in un tempo successivo, quando le cose ti andranno un po' meglio e tu avrai cominciato a trovare lavoro, l'impegno di solito è col fratello, poi tu mi raggiungerai. Ci sono testimonianze anche qui, alcune felici, alcune profondamente infelici, di ragazzi che sanno che il proprio fratello è partito e non è mai arrivato, o non sono più riusciti a mettersi in contatto con la famiglia di origine.
Molti di loro appunto vengono con l'idea di mantenere, quindi di aiutare le proprie famiglie, certamente con l'idea di costruire un destino migliore per se stessi. Quindi vengono per lavorare. Venivano per lavorare. Per 2 o 3 anni, nel 2000, dal 2011 al 2012, 13, abbiamo passato il nostro tempo con le associazioni, soprattutto di volontariato che si occupano specificamente dedicate all'infanzia e all'adolescenza, a cercare di capire come metterli in sicurezza e evitare che per esempio venissero parcheggiati per un tempo lunghissimo, indefinito, che per un ragazzo è come un limbo dal quale, anche qui ne parlavamo poco fa a tavola, per un ragazzo in queste condizioni, anche per un ragazzo nostro, e persino noi se chiudiamo gli occhi e ci ricordiamo come eravamo quando eravamo ragazzini, 6 mesi, 1 anno sono un tempo grandissimo. Ecco, per un ragazzo che è incalzato dai bisogni della famiglia, che sa di avere lasciato il proprio paese, magari ci ha impiegato più di 1 anno ad arrivare, sono viaggi incredibili che li portano ad attraversare deserti, che li portano a finire spessissimo per lunghi periodi nelle prigioni libiche o che li portano a lavorare in Libia, dove di solito loro si fermano per raccogliere le risorse necessarie a pagarsi i viaggi. Sono anche ragazzi che partono pieni di debiti perché magari la famiglia ha investito su di loro e loro e le loro famiglie si sono indebitate per affrontare il viaggio che li porterà verso appunto questo futuro migliore. Il nostro paese a questi ragazzi non offriva nessun futuro, neanche dico migliore, nessun futuro, c'erano il limbo, era già stato molto aver ottenuto diciamo una prima accoglienza destinata a loro, ma anche qui siccome le norme prevedono che ovviamente un minore non possa essere trattenuto contro la propria volontà, cosa che invece avviene regolarmente per esempio in Grecia, dove i minori stranieri non accompagnati che arrivano lì una volta che si è accertato che non c'è la famiglia, vengono trattenuti nelle prigioni greche, dove continuano a restare anche in questi giorni, anche in questi mesi, anche dopo gli appelli internazionali, anche dopo che l'Unione Europea si è espressa, continua a essere attuato l'imprigionamento dei minori stranieri non accompagnati. C'è anche una quota tra questi ragazzi che non accompagnato diventano in corso del viaggio. È una quota residuale, ma tenete conto che molti di questi ragazzi partono con le proprie famiglie e arrivano che la famiglia non c'è più, perché hanno perso i genitori durante il viaggio, in particolare è avvenuto purtroppo molto in questi ultimi anni con il fenomeno della migrazione siriana, molto tumultuoso, molto drammatico, dove molti ragazzi sono arrivati, o anche bambini, bambinetti veri e propri, sono arrivati completamente soli, per non dire di tutti quelli che perdono la vita nel corso di questi viaggi. Certamente arrivano spessissimo fortemente traumatizzati, dopo aver vissuto, come vi dicevo, esperienze comunque talmente, quando non sono drammatiche, certamente talmente straordinarie, che ogni tanto io dico che hanno maturato una capacità di resilienza che nessuno di noi avrebbe. Sono in grado di superare prove e difficoltà che probabilmente noi non saremmo in grado di superare. Questo li rende forti, ma al tempo stesso è un rischio per loro. Perché? Perché appunto, come vi dicevo, moltissimi di quelli sbarcati nel 2011 con le primavere arabe, all'accertamento successivo di 1 anno dopo, 2 anni dopo, e voi l'avrete letto migliaia di volte sui giornali italiani, risultano scomparsi. Che cosa significa scomparso? Significa che nessuno di noi, nessuna istituzione, che pure ne ha censito lo sbarco, l'arrivo e magari ha curato anche l'ingresso di questo minore in una struttura di accoglienza, è in grado di dirci che fine ha fatto. Dove è finito? Dove è finito non si sa. Vi ho detto,
può essere finito in un'organizzazione di microcriminalità, può essere vittima della prostituzione minorile, può essere vittima del lavoro minorile, ma spessissimo sono ragazzi che si sono allontanati dal nostro paese, cioè che hanno usato l'Italia come un paese di transito, perché l'Italia si è rivelata un luogo dove appunto il futuro non era possibile o non c'era un futuro da costruire. È partendo da questa conoscenza, dalla conoscenza di questi fenomeni, che è cominciata un'attività parlamentare che però, diciamo, si scontrava con un punto. Io spesso andavo dai funzionari consiglieri legislativi in Parlamento, perché abbiamo coperto il governo di interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, ma il punto, la domanda che io facevo ai giuristi era: ma com'è possibile che noi abbiamo sottoscritto la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e respingiamo la frontiera un minore? Perché, vi dico, erano documentate, nonostante che sia stato sempre negato che siano avvenuti respingimenti. Venne in commissione a dare conto di respingimenti che erano stati, diciamo, documentati. Una, come ebbi modo di ricordare all'allora ministro leghista per degli interni, che negava che fossero mai avvenuti i respingimenti, venne una rivoluzionaria organizzazione come Don Oreste Benzi di Rimini. Adesso Don Oreste non c'è più, ma insomma non è che parliamo di un'organizzazione pericolosamente estremista. Ecco, loro vennero e, siccome lavoravano nei porti, in particolare di Ancona, perché sono di lì, di Rimini, come voi sapete, l'organizzazione di Don Oreste Benzi venne in commissione, quindi in Parlamento, documentando che i respingimenti erano avvenuti. Che cosa significa un respingimento? Significa che un ragazzo alla frontiera viene fermato e viene rimandato nel paese di provenienza. Non solo avvenivano i respingimenti, ma addirittura avvenivano i respingimenti nei luoghi di provenienza nei quali l'ONU aveva raccomandato di non fare respingimenti. La Grecia è uno di questi. È uno dei luoghi che l'ONU indica come un luogo non adatto per il respingimento, perché non è in grado di dare una risposta che metta in sicurezza la vita delle persone che vengono respinte. È lo stesso, ovviamente, moltiplicato al cubo oggi, quando voi sentite dire che vengono riportati in Libia, dove quello che ti attende è un destino che non si sa se sia atroce, quello per cui sei scappato o quello verso cui ritorni, insomma, no? Quindi, partendo da questo, abbiamo cominciato a immaginare che, intanto, chiederci perché la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia non venisse rispettata, e a un certo punto, con molta chiarezza, un consigliere parlamentare mi disse: ma non sono diritti esigibili. Nonostante che l'Italia avesse ratificato questa legge, anche molto tempestivamente, la legge dell'89 è stata ratificata nel 91, quindi 2 anni dopo, e comunque sono diritti che sono proclamati. Quindi occorreva fare in modo che i diritti proclamati, diciamo, dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia sono impegni rispetto ai quali gli Stati in qualche modo assumono una responsabilità. Ora, voi tenete conto che la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia è il trattato internazionale più sottoscritto al mondo e in assoluto. Non esiste nessun trattato internazionale che ha un numero di stati sottoscrittori come la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia. Vi sorprenderà sapere che esiste un'eccezione incredibile, che sono gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti non hanno mai sottoscritto la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, il che permette, per esempio, i respingimenti dei ragazzini alle frontiere con il Messico o addirittura il loro imprigionamento, perché anche lì sapete che normalmente vengono imprigionati in vere e proprie gabbie.
scusate adesso la, ma perché voi vi rendiate conto di come è possibile, che sì, che esista un trattato internazionale che non ha mai avuto nella storia un numero di sottoscrizioni grandi come quelle, che viene violato sistematicamente con la frequenza e con la diffusione con cui viene violato in questo caso la Convenzione ONU. Perché ve lo dico? Perché per esempio gli altri paesi europei hanno norme, alcune diciamo, in un caso quello dei tutori volontari, che ha certamente ispirato anche la legge italiana, ma ci sono paesi dove, la Francia è uno di questi, i ragazzi si prescinde totalmente dall'accertamento dell'età e comunque dal fatto che stai occupandoti di una persona di minore età, vengono assolutamente abbandonati al proprio destino, quindi li trovi che dormono per strada o, come nel caso di Ventimiglia, vengono, come voi sapete, quando attraversano la frontiera dall'Italia, cercano di andare verso la Francia, vengono ripresi e riportati indietro. Così come quando attraversano le montagne, vanno in questo caso verso la Francia, verso la Svizzera. E da lì ci fu una prima mia proposta di legge, depositata proprio quando la legislatura si stava concludendo, con la quale, non dico fuori, non era neanche una provocazione, siccome si stava discutendo della possibilità di avere finalmente la cittadinanza per i minori stranieri, io ho sperato, ho immaginato che potesse essere, diciamo, compresa in una legge sulla cittadinanza un articolo che prevedesse che minori stranieri non accompagnati avessero tutti accesso alla possibilità di avere la cittadinanza. Questo per rendere esigibili quei diritti che la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia appunto però impegnava il nostro paese. Cioè, di fatto noi abbiamo, diciamo, preso sul serio la Convenzione ONU e abbiamo trasformato in diritti esigibili quelli che erano semplicemente dei principi proclamati. Chi è stato, chi ha collaborato? I punti di forza della legge sono stati certamente che questa legge nasceva conoscendo approfonditamente il fenomeno del quale parlava. È stato detto poco fa che la legge parla di, diciamo, capisce che cosa vuol dire il volontariato, ma la legge dimostra di avere una buona conoscenza di tutto il fenomeno. Per esempio, vi dicevo del fatto che questi ragazzi non vengono qui così per vivere un'avventura, ma vengono cercando un lavoro, e quindi l'integrazione diventava uno dei punti fondamentali sui quali lavorava. Questa legge sapeva che i respingimenti avvengono e avvenivano anche nel nostro paese, e quindi all'articolo 1, subito immediatamente, questa legge dice che nessun respingimento di una persona di minore età migrante può avvenire ai confini italiani. In questi mesi drammatici in cui abbiamo visto